Dottor senatore, termina questa fase pandemica e si torna a fare attività di prevenzione. Quanto è mancata in questi 2 anni nel settore della cardiologia? Ma nel settore della cardiologia è mancata tantissimo la prevenzione, purtroppo è mancata anche tutta la fase di controlli delle patologie croniche, quindi non solo non abbiamo potuto fare prevenzione, che è la cosa più importante, ma soprattutto abbiamo avuto anche problemi a controllare le persone che già sapevano di avere una patologia. Adesso cerchiamo di tornare sul territorio, visto che in ospedale abbiamo ancora difficoltà di accessi, contingentamento, controlli della temperatura, e quindi cerchiamo di venire sul territorio in occasioni come queste di una sagra per cercare di andare direttamente alle persone e fare la prevenzione, cioè cercare di trovare persone che non sanno di avere patologie cardiovascolari e che quindi possono essere a rischio, e quindi cercare di curarle il prima possibile. Questa mattina non solamente informazione ma anche esami. Anche esami, facciamo l'elettrocardiogramma e misuriamo la pressione a tutti quelli che si presentano, e durante la mattinata in 1 ora e mezza abbiamo già superato le 50 persone, quindi un grosso successo dell'iniziativa, tante persone che sono rivolte a noi. Normalmente nelle altre occasioni pre-pandemiche non abbiamo avuto questi numeri e soprattutto abbiamo trovato anche delle patologie, abbiamo invitato delle persone a rivolgersi poi al medico di medicina generale e eventualmente in seconda battuta di nuovo allo specialista, proprio perché abbiamo riconosciuto dall'elettrocardiogramma o misurando la pressione un rischio poi di patologie cardiovascolari più importanti. Prossimi appuntamenti, mi diceva, Viu, Lanzo, insomma andate un po' dove ci sono villeggianti, dove c'è un po' di turismo. Sì, con il direttore generale, il dottor Scarpetta, stiamo cercando di organizzare nelle valli altre iniziative del genere. È già programmata sicuramente una conferenza, quindi non esami ma divulgazione scientifica, e quindi di spiegare alla gente quando venire in ospedale, per quali problemi, e quindi a Lanzo il 1° di ottobre ci sarà una conferenza proprio su questi argomenti qui. Quindi cerchiamo di uscire dall'ospedale e andare noi sul territorio, vista ancora le difficoltà che abbiamo a far venire le persone in ospedale. Ecco, quando termineranno queste difficoltà, un ultimo consiglio le chiedo, quali categorie devono rivolgersi a voi e soprattutto in che età? Ma soprattutto le persone che devono controllare i fattori di rischio cardiovascolare, e quindi non fumare, non fare attività fisica, le persone quindi che hanno obesità, pressione alta, che mangiano troppi formaggi, hanno il colesterolo alto, che fumano, forse è preferibile fare un controllo per prevenire poi eventualmente patologie più invalidanti e un po' più pericolose poi per il mantenimento della vita. Allora io volevo ringraziare per questa giornata anche il personale della cardiologia nella persona della coordinatrice Valentina Steggiano, perché non sono solo io a fare questo lavoro, con me ci sono gli altri medici, il personale infermieristico e ausiliario che ci danno una grossa mano, e quindi io ringrazio tutto il personale della cardiologia per l'impegno che mettono anche loro per queste manifestazioni e per queste campagne di prevenzione. Ringrazio anch'io il Comune di Nole che ci ha dato questa opportunità, che sicuramente dà la possibilità alla popolazione di accedere a delle prestazioni cardiologiche come abbiamo fatto in questi giorni, che non sono così facilmente fruibili in questo periodo. Grazie al Comune.